Ciao ragazzi, ciao a tutti, Renick raga, bentornati qua su Farming Simulator 22 nella mappa il Polesine. Come sempre ragazzi, inizio questo gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi ragazzi, trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. Vi ricordo pure che in descrizione ci stanno i miei canali social. Ultima cosa, se non siete ancora iscritti al mio canale, ovviamente vi invito a farlo. Se lo fate, vi ringrazio. E ricordatevi anche che potete attivare la campanellina, così ricevete una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul mio canale YouTube. Allora, dunque ragazzi, ormai qui abbiamo finito. Abbiamo un mucchio di terreni. E allora, stavo pensando di fare oggi una cosa che non ha molto a che fare con l'agricoltura, però ci sta. Comunque alla fine il gioco è molto personalizzabile, quindi volendo ci sta. Che cosa voglio fare quest'oggi? Ma penso che già l'avrete capito. Oggi vorrei creare, ragazzi, una pista per go-kart, perché è uscita una mod ieri nel mod hub che ha aggiunto un go-kart. In un primo momento ho pensato, vabbè, lo faccio vedere e basta. Però poi ho pensato, beh, è uno spreco farlo vedere e basta. Perché non ci facciamo qualche cosa invece? Perché non ci facciamo qualcosa di più che solo provarlo e basta? E allora ho pensato, ma dato che ho questo terreno qui a fianco e so pieno di terreni e non ho tutta questa capacità di lavorarli tutti, perché sono troppi da lavorare per me questi terreni, ho troppi terreni, quindi ho pensato, beh, uno posso anche sfruttarlo per farci qualcosa di completamente diverso. Ci sta. Secondo me, raga, ci sta. Quindi ho pensato di trasformare questo terreno in una pista per go-kart. Quindi la prima cosa che vado a fare è ovviamente trasformarlo in un... cioè, mettiamo tipo l'asfalto o qualcosa di simile. Vernice... concrete. Beh, oppure più che il concrete, la pista, beh sì, la pista in sé deve essere fatta di asfalto. Quindi o concrete, gravel, no, pat gravel, non ci sta qualcosa che si chiama asfalto, niente, l'unica cosa simile all'asfalto qui è il concrete. E allora facciamo e allora facciamo di concrete la pista. Allora lasciamo una zona tipo parcheggio e la pista più o meno, mo il discorso mio è in larghezza, mi conviene così o è troppo largo così? Dipende dall'omino. Dove sono io? Io so qua. Ma io penso che potrei... no, penso che questa larghezza dovrebbe andar bene. Ci entrano 3-4 go-kart. Dovrebbe andar bene questa grandezza. Forse invece è un po' troppo largo. E che ci voleva una via di mezzo, ma non c'è. Ci voleva una via di mezzo. Questo è un po' troppo largo. Però vabbè, vediamo. Mo' una parola, eh. Forse così è anche... beh, questo è un mega rettilineo. E però lo devo un po' allargare, perché come ho già detto prima non mi soddisfaceva. Quindi così, non troppo largo. Ok, allora facciamo, che ne so, tipo una specie di curva qua.
È proprio una roba di progettazione. Ok, e mo famo qualcosa tipo aspetta. Aspetta, aspetta, mi stava venendo bene. Dovevo girare qua e tornare indietro. Proviamo un attimo a mettere qualcosa di diverso. Mi stava andando bene. Ok, ecco, ho creato la pista, raga. Beh, è buona. Non è male, non è male, non è male, non è male, no. Allora, dunque, ovviamente, vista così fa schifo, ovviamente adesso ci andiamo a mettere qualcosa di meglio, cioè andiamo a mettere l'erba tipo nelle zone che ho lasciato. Alla fine, vabbè, non è che dobbiamo avere chissà quale precisione, no? Non è che posso creare una pista tanto precisa. Così. Piano piano. Ora poi non ho modo di fare dei muretti, ci mettiamo tipo le siepi a separare. Ci mettiamo le siepi qua dentro. Allora, dunque, ancora qua. Qua. Ok, qua abbiamo detto ci facciamo tipo un parcheggio. Qui l'ho fatto un po' troppo grande, ho detto, ma leggermente però. Allora, e qui ci devo mettere un materiale diverso, perché sennò poi è uguale a quello. Gravel dirt, potrei provare a mettere, vediamo. Penso, ah, perché che ci metto se no? Purtroppo non c'è molta scelta. Ok, allora. Dobbiamo creare un ingresso, ma magari già tipo qua stesso. Ok. Allora, abbiamo la pista, però chiaramente vista così fa schifo.
Allora, ci vuole... Beh, qui ci starebbe bene, ovviamente, ora che ci penso. Vediamo, vabbè, stiamo a decorare, sì. Alla fine. Andiamo a fare una cosa che di solito non faccio mai. Non faccio mai decorazioni. Vabbè, così, non è che devo recintare chissà che. Luci. All'ingresso. Allora, ci volevo mettere un piccolo capanno, ma veramente economico, che qua ha soldi. Questo è per le balle, non va bene. Ne vuole uno piccolo, 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 piccolo. È molto economico, no? Questo è economico, lo è, però. Vabbè, questi... No, questo no. E questo è... No, questo no. Questo è grosso. No. Questo non so che cacchio è. E allora andiamo a ripi... Vabbè, questo era buono. Peccato che c'è il trigger. No, questo è gigantesco. Buono, ma pure lui. Oppure aspetta. Messo qua. Ci potrebbe anche stare. Allora, denaro insufficiente. Ok, oggi è roba di abbellimento, raga. Qual era questo? Da 10.000 euro. È che mi fa danni, sicuro. Però glieli faccio evitare. Io questo lo schiaffo qua. Per le macchine, cose così, no? Ok. Qui abbiamo un parcheggio. Qui parcheggio libero. Macchine non al coperto. Lì un parcheggio coperto. E dunque, mo mi serve qualcosa per separare qua. Ma non ci vado a mettere una ringhiera. Che comunque qui ho lasciato un mucchio di spazio. Però vabbè, mo vediamo. Ma io penso di metterci tipo delle siepi, perché voglio dire, sono meno pericolose in confronto a dei muri. Che poi i muri non li abbiamo, non li posso mica mettere. Dove li piglio sti muri? Non ce n'è muri. Muri non ce n'è. No, questi, cioè, questi che sono sti cosi? Un recinto... Ci può... Che caspita? È di legno, tipo. Ci potrebbe anche stare. Però non mi piace, è brutto. Non mi piace. No, no, non sono adatti. Allora ci mettiamo, sì, la siepe. Quella più o meno alta, magari. Raga, famo così. Mizzica quanto mi verrà a costare, oh! Porca! Andrà bene anche quella bassa, no? Mi cara, Non ce ne stanno siepi più economiche, beh? Cavacca! Ma come costerà l'ira di Dio? Ok, che te devo dire? Collide, ma che te collide il cavolo? Mi sa che qua per andare a risparmiare è meglio che la mettiamo centrale. Però se mi metto a fare due... Ci dobbiamo un po' arrangiare qua.
Qua con l'ite non si sa con che cosa. E dai, che era buono. Ho finito i soldi? Non è che collabora. Denaro insufficiente. Sto a fare i mega debiti. Vabbè, dai, raga. Uguale, su. Se no, ci sta a cambiare ogni tanto a fare una cosa diversa. Il bello di farming è anche quello alla fine, che puoi, insomma fare cose che magari non c'entrano per forza con l'agricoltura. Vediamo. Ok, mi manca giusto questo. Qua non si è voluto collegare. E questo non ne vuole sapere. Ok. Ok, allora. Meglio di così, raga, non si può fare. Dunque, giustamente però, mi resta questa zona bruttina. Che ci mettiamo? Semplicemente un po' d'erba e via, perché oh, che ci metto? Un po' d'erba laterale ci può comunque stare, no? Non è che stiamo a fare una pista professionale. Pure questa mica scherza, eh? A costi. Ma t'avrò speso. Ce la famo con 15.000 euro. Ma sa di no, eh? Allora. Oh, meglio di così non mi può venire. Dovrebbe andar bene. Mi manca un posto lato. Un posto lato. Ok. Qua purtroppo dovrei sistemare la terra. Questa non è che mi fa impazzire. Sta bene, raga. Oh, questa è la pista. Beh, non è venuta male. Anzi, è venuta buona. È venuta abbastanza buona. Ho speso una barca di soldi, però, sai cosa? Chi se ne frega? Perché, voglio dire, il bello è quello, voglio dire,
si possono fare cose che magari non devono per forza avere a che fare con l'agricoltura in questo gioco, no? Si possono fare anche cose un po' diverse. A parte questo, quindi, niente, va bene così, sì, ok, diciamo qualche lampione, più che altro. Forse mi conviene, forse convengono i lampioni quelli grossi, che sicuramente risparmio. Tipo, boh, è che col giorno non lo so. Vabbè, li mettiamo poi un'altra volta, va, che col giorno sinceramente non saprei. Oh, comunque, raga, è venuta buona. Mo' è da provare, ovviamente. Se mi sono rimasti i soldi per comprare il go-kart, ovviamente. Andiamo a vedere, dunque. Mod DLC. Lizard, ovviamente è anche su console questa mod, raga, dato che è Lizard. Lizard Kart a 1250 euro. Original o con bumper? Mi piace così. Bumper, lo vorrei, non lo so, rosso? Tutta rossa? O tutta nera? Engine tutto nero, oppure potrebbe anche andare bene. Ma pigliamola così. Colori cerchioni mi vanno bene. Numeri, ci stanno i numeri, davvero? E dov'è? E chi lo vede? Ah, ok. Metto il 3 di nicchie. Sta bene. Compra. Ok, allora andiamo a pigliare sto go-kart. Dove stai? Mi pare che... ecco, a posto. Mi pare che... ok, la pista è qua vicino. Mo' speriamo che ne va... speriamo che ne valsa la pena. Speriamo che è guidabile. Oddio, ma che è sto rumore strano? Ed era il mulino. Ma che ca... è così basso? Cioè, veramente... mi stai a dire... che qui c'è... un piccolo murettino? Non l'avevo mai notato. Allora, beh, la mia pista non dovrebbe avere murettini. Però, guarda, vedi? Alla fine... comunque non riesco a superare la siepe. Quindi va bene. Allora proviamo un po' sta pista, raga. Beh, non è venuta male. L'ho creata abbastanza larga per un paio di go-kart, ovviamente. Perché metti che qui siamo in tanti, per dire, per dire. A quel punto ovviamente ci deve essere spazio per tutti, no? Per far manovra. Non male, non male, non male. Forse ci stanno un po' di sobbalzi. Ma questo era già così dall'inizio. Dovrei forse smussare un po' il terreno. Farming in prima persona proprio, non vuole sapere di andare fluido. Cavolo.
Cavolo. Ma comunque gli unici problemi li vedo qua. Allora fa vedere. Gli unici problemi. Smussa. So qua. L'unico punto dove mi sobbalza. E mo in teoria. Vabbè, gli posso dare una smussata. Che poi non ne sto a spendere soldi, vuol dire che non ce n'è bisogno qua di smussare. Dove vediamo che i soldi scendono, vuol dire che stiamo effettivamente smussando un po'. Quindi, poca roba. Vediamo. Costa di più mettere l'erba che modificare il terreno. Peccato che non è straveloce. Non c'era, mi pare, l'opzione per mettere un motore più veloce. Mi sa che 50 km orari è un po'... Vabbè, oddio. Forse qua c'è un po'... un piccolo... Vabbè. Fa niente. Un po' meglio. E allora ragazzi, che ve ne pare? Che poi mi dite, Nick, ma te no, non decori mai, non fai, non dici, eccetera eccetera eccetera. Ecco qua, Nick ha fatto un'intera pista per il go-kart e mi è venuta pure bene. Ma qui ci sono sbandato già due volte o mi sbaglio? E mi è venuta anche abbastanza bene. A primo colpo potevo anche sbagliare. E invece. Ci sta. Fammi togliere un po' l'HUD. No, gli FPS non mi interessano. Ci sta, vero raga? D'altronde avere un terreno in più qui da lavorare è troppo stressante. Troppi terreni sono troppo stressanti. Ok, mo andiamo a parcheggiarlo. Abbiamo messo apposta quel capanno. Poi non si può neanche barare, visto che queste siepi non si possono trapassare. Qua c'è un capanno per le macchine, per i go-kart. Ok. Ragazzi, questo è quanto. Spero vi sia piaciuto. Sono sicuro che avrete anche voi voglia di provare a creare qualcosa di simile, lo so già che a voi sicuramente verrà voglia di provare a creare una simile pista. Magari se giocate anche in multiplayer con gli amici fate le gare. Ci sta. Ok ragazzi, io invece vado a concludere il gameplay che il tempo è volato via. Quindi oggi un gameplay diverso, non molto agricolo, ma comunque sempre interessante. Ragazzi, mi raccomando quindi, come sempre, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati. Iscrivetevi, attivate la campanellina, commentate. Ci becchiamo ragazzi, ciao alla prossima.